Ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Futsal su Spontino, come sempre parleremo di, di calcio a 5 del Basso Lazio partendo dalla Serie B fino ad arrivare alla eh, femminile provinciale. Eccoci alla pagina del campionato di Serie B nazionale, ancora una volta il Fondi Calcio 5 ha provato a far sua la gara Casalinga contro il Foligno, ma niente da fare, eh, gli avversari hanno avuto quel qui di più rispetto al Fondi che ha fatto, fatto quell'errore di troppo che l'hanno punto. Ehm, eh, fatta perdere questa, questa partita, interna 5 a 3 Il risultato finale, doppietta di eh, Riccardo Fantin e er, alta rete, terza rete per eh, Olleia. Gli altri, gli altri risultati del girone varranno 8 a 3. Eh, contro il Elmas, Vito Su Fondi come detto, Fondi Calcio contro Forigno 3 a 5, Fuzza l'Insola in Nova Carli Sport 5 a 3, ATS contro Allacquedotto 1 a 6, Prato Rinaldo eh, Ossi 6 a 2, infine Sporting Odigiani contro la Real Torgianese 6 a 0, ma già sappiamo tutti che la Real Torgianese è già retrocessa nella categoria inferiore quindi. Questa retrocessione fa mantenere eh, al Fondi Calcio 5 la serie B. La classifica Prato Rinaldo 37, Futsal Isola 36 insieme a Nova Calli Sport, l'acquedotto anche lei 36 Più Giuse, sport, più giuse Sporting Notigiani 31, Narsia Maran 29, Elmas 23, Foregno 22, Ossi Futsal 11, ATS 9 B e Fondi Calcio 5, 3 punti, chiude Real Genesis ormai retrocessa con 0 punti. Questo era il quadro della classifica dei risultati. Come detto, la partita è stata sicuramente eh, gradevole, ma chiaramente ha vinto la squadra che ha messo, ha messo più eh, gol in rete e in questa stagione il Fondi non riesce appunto a. A fare eh, quelle partite, quelle, a fare quei gol che servono per vincere le partite. Prossimo turno, fuori casa, la Fondi Casa 5 3 contro l'Innova di Sport, partita sicuramente difficile, squadra seconda in classifica, mentre l'Acquedotto gioca con lo sport in Collegiani, Elmas, Prato, Rinaldo, Real Tor Gianese, Maranursia, Futsal Ossi contro Futsal Isola e infine Forigno Atiensi. Quindi appuntamento a sabato prossimo in questa trasferta. Complicata per i fondi calcio 5. Parliamo di C1. Questa volta il campionato della ginnastica continua in trasferta ad andare male. 8 a 4, risultato finale. Sicuramente un'altra prestazione. Non certamente positiva, un um, pur parlare con Francesco Bisecco. Sicuramente mi ha riferito che la squadra comunque non ha, ha giocato una buona gara e quindi sicuramente insomma la sconfitta ci sta uh, contro questo Casal Torraccia. Doppietta di Angeletti rete appunto di eh, Francesco Bisecco e appunto Marco De Falco. Quindi niente da fare, nuova sconfitta in campionato di C1 che. Si sta facendo sempre più complicato. Probabilmente il cambio dell'allenatore non è servito a molto perché comunque eh, continua a non andare a non fare risultati in trasferta alla squadra del caro Presidente Biasile che deve comunque garantirsi. Qualche risultato in trasferta. Se vuole mantenere la categoria, siamo a 28 punti. Eh, il quadro dei risultati della giornata ha visto Albano: Lidio Ostia 2 a 6, Ardenza Giampino, Olimpus 12 a 8, Civitavecchia Capitolina 0 a 2, Insimad eh, Porsche Circolo Tennis 3 a 11, e ancora Futsal Palestina-Maniera. Fin 4 a 2, Lazio Calcetto: Atletico Civitavecchia 1 a 1, e Atletico Fiorentina: Asc Pomezia 8 a 4. Classifica, ripeto, Circo Tenis 55 punti, a seguire Olympus 48, Lazio Calcetti 46, Adenza Ciampini 45 e arriviamo appunto al Ginnastica Studio Fonde che si trova a 28 punti insieme all'Atletico Civilecchia. Il prossimo turno deve essere sfruttato completamente dal, dal Ginnastico Studio Fondi che giocherà in casa contro l'Atletico Ferentino, formazione al di sotto eh, di loro in classifica, 23 punti, quindi altri, altri punti che servono per incrementare questa classifica sicuramente deficitare. Ma eh, ripeto, oltre alle partite interne bisogna anche fare qualcosa anche in trasferta. Diversamente la categoria diventa complicata da mantenere. Andiamo adesso al campionato di C2 diciannovesima giornata, città di Mintorno che perde pesantemente in trasferta contro Ligos la ma lo sappiamo già che la città di Mintorno ha qualche problema di roster. Quindi doppietta per questa partita di Fiocco. Che sicuramente si sta dimostrando un ottimo giocatore anche nella carenza di organico del città di Mintorno Marina. Il Mintorno invece. Va grande, batte per 13 a 2 città di cisterna e anche in questo caso eh, gol a grappoli per i brasiliani che sono presenti in, in questa formazione. Eh, sicuramente insomma, è un campionato che il Minturno può solo perdere da solo, chiaramente in questo caso quattro reti per Moreira, tre reti per Cola due e gol per Rizzo e Alves, infine marcatura per Stanziale e Ribeiro, quindi stiamo parlando di una squadra che comunque non ha nessuna difficoltà dopo aver eh, raggiunto il, il Real Casse lo ha assicurato e quindi sicuramente insomma, una formazione di alto livello che allo sconto diretto si potrà prendere il distacco che eh, merita. Terracina batte per 9 a 6 la terra di Ansilavini e quindi si mantiene. In debita distanza le situazioni tranquille della classifica. Adesso la classifica avete 50 punti per 21, 48 per Rea Cassia e Fontana, Terracina 26 e Città di 21 Marina 22. Contro l'ultimo della classifica, in questo caso è il Pontina Futsal. Andiamo a vedere il prossimo turno, ventesima giornata. Manca poco al termine di questa stagione. Eh, il il Città di Minturno Marino gioca in casa contro la Vico Cisterna. Occasione Ogget per fare il bottino pieno, visto che in classifica il Vigo Cisterna si trova molto al di sotto in classifica con 15 punti. Mentre il Minturno andrà fuori casa facile contro il Pontina Futsal, eh, che è ultima in gradatoria. Terracina, stessa cosa, fuori casa ma, ma con il Connect 6 Calcio 5, e non è sicuramente partita facile. Eh, questo è il discorso, eh, il quadro per il campionato di eh, Serie eh, C2. E eh, quindi, appuntamento a ProPuoco per parlare di Serie C femminile. Eccoci alla Serie C femminile, girone unico: abbiamo solo la formazione della Viss Fondi in questo campionato che sta facendo quello che gli, gli, gli era stato chiesto, cercare di mantenere la categoria. In questa giornata ha battuto il Monte Fiascone per 4-1 dopo averla battuta nel nella partita di andata che fu giocata in serata. Eh, L'Amis Fondi si trova a 27 punti in classifica, ma andiamo a vedere il, il quadro completo dei risultati. Eh, Virtus Ciampino 12-82-0, La Rosa dei 20. Football Club 1 a 9, Roma Calcio Femminile, Calcio Calcetto 3 a 1, eh, Briciola Leoni Torino 1 a 1, infine SC Coppa d'Oro, Rest Roma 5 a 1, la classifica vede la Football Club con 58 punti, segue Vittorio Cianpino 51, a seguire tutte le, formazioni, le altre formazioni e la Viss Fondi a 27 punti, ultimo della classe come detto il Monte Faschione, battuto appunto in questa giornata dalla, dalla Viss Fondi. Prossimo turno eh, andiamo fuori casa contro il Capitolina e può essere anche in questo caso un'occasione per allungare in classifica visto che la Capitolina è in classifica al terzo ultimo posto in grado. Quindi sicuramente insomma, una giornata positiva. Ricordiamo le marcature per la Miss Fondi, doppietta di Claudia Testa e eh, Natascia Di Mascoli e Ilaria Centro. Quindi un campionato... Sicuramente positivo, tenendo conto che poi Claudia Testa con questa doppietta raggiunge 26 gol nella calatoria, anche se è la prima classifica è quella strada Stradaioli con 40 reti. Quindi questo è il discorso legato al Miss Fondi. Quindi qualche giornata ancora e potremo brindare per la salvezza matematica. Spazio adesso alla Serie D maschile, girone A, come, come facciamo normalmente. Girone A che vede che ha visto la formazione del Virtus Terracina perdere per 11 a 4 contro Rocca Massima, mentre in realtà Terracina ha battuto per 6 a 4 il Floro 92. Classifica Real Patagora 41 insieme a Sporting Giovani Risorse che si sta facendo eh, molto rispettare in questo campionato questa, questa giovane formazione dello Sporting Giovani Risorse. Eh, per quello che riguarda il, il Real Terracino siamo a 34 punti, mentre la Virtus la si trova a 12 punti. Il prossimo turno eh, la Virtus della sarà in casa contro la Scalo Simil. Eh, mentre la eh, formazione del Realtà Cina fuori casa contro la Virtus Latina Scalo per il girone B goleata per il eh, Nanzi no, fondamentalmente il primo dato da dare è la sconfitta in eh, casa per la visto fondi perde il derby contro l'old ranch 97 e quindi eh, perde eh, Perdi altri tre punti in classifica, si fa raggiungere adesso la classifica molto più accorciata con questa sconfitta, 5-3. bisfondi eh, 41 e a seguire la coppia Olderance e Atletico Gaete che si trovano a tre punti. Gli altri incontri, appunto Atletico Gaete che batte per 11-3 il Ventotene, l'Atletico Sperlonchi che pareggia fuori casa con Dire F-Formia, l'Olimpus Atletico Marana sospesa e ancora Paolo Vagnoli batte lo Sporting di Taricina 4-3. Partita eh, da, eh, non considerata quella della, della San Giovanni Spigni che viene battuta in casa San Giovanni Viltus Fondi, questa è una gara che non conta a livello di risultato. E Tre Mensuoli batte il Form 105-7 a 4. La classifica Atletico Maranola eh, contro Vagnoli, atletico Gaeta contro DLF Formi Form 105 AS Mendotene Old Ranch 97 contro Tre Mensuoli, San Giovanni Spigno Olimpus Sporting. Terracine contro Visfondi e infine Virtus Fondi Calcio 5 Atletico Cheida. A livello di addirittura di, eh, di calendario la partita più difficile potrebbe averla la Visfondi che va fuori casa contro lo sporting Terracina, ma sono tutti comunque difficili quando una squadra eh, inizia ad avere qualche problema di allungo è chiaro che eh, diventa eh, complicato e quindi c'è da eh, considerare anche questo. Andiamo alla serie D femminile e chiudiamo questo programma, il girone della serie D femminile con il Forame 105 calcio che batte scusate, il Giulianello per 5 a 2, il Liri calcio 2013 batte il Ginnastica 10 a, 10 a 0 e ancora l'Atletico Gate che viene battuto in casa dall'Atletico Gate e dal Broccostello per 8 a 2. Beh, e infine il San Giovanni Spille che perde, perde scusate, per 3-1 contro l'Atletico Rocca d'Arci. La classifica Calcio 2013-14 è Formica 25 a 45 punti. Eh, 37 punti per Ligors Atletico l'Atletico Massima 36 e abbiamo l'Atletico Guaida 12 punti, San Giovanni Spigno 9 e Ginnastic Studio Fondi con eh, 4 punti, quindi eh, campionato che ancora eh, deve essere eh, completato per capire chi sarà la eh, vittoriosa di questo Gino, speriamo che, sia, che possa essere Formia 905. Per il prossimo turno eh, abbiamo appunto Igo Sabrile che gioca con l'Atletico Gaeta, Ginnastico Studio Fondi con Torrice, Forno 905 fuori casa contro l'Atletico Cisterna e infine San Giovanni Spigno fuori casa contro il Cervaro. Quindi questo è quadro per il campionato di serie D femminile. Anche oggi abbiamo concluso, appuntamento alla prossima volta per una, una nuova puntata di Mondo Futsal Sud Pontino. Buonasera a tutti.